Un fine settimana di sosta già previsto dal calendario, con l'occasione di prepararsi al meglio in vista dell'ultima di andata. Lo Sporting Venafro cerca di mettersi a punto in vista del match in casa della Leader Itria, che, proprio dal confronto con il quintetto affidato a Mister Tavone, inizierà a disputare le sue gare interne a Martina Franca, con calcio d'inizio alle ore 18. Per i bianconeri ci sarà un'ulteriore rotazione per queste gare, quella legata a Pasquale Valvona, fratello di Francesco, già inserito nell'organico del presidente Primavera da inizio stagione. Dalla sua, la formazione venafrana, forte nell'ultimo periodo da perfetta media inglese con 8 punti in 4 gare, figli di due successi, uno allo Sturzo in casa della Chaminade e l'altro a Palapiedemontana contro il San Michele, e due pari, uno a Castellano Grotte e l'altro interno con il Canosa secondo della classe, match cui si riferiscono queste immagini, vuol proseguire con forza su questa rotta per arrivare a vivere un 2022 che risaldi le possibilità playoff dell'organico Pentro, con l'accesso alla Coppa Italia invece al momento semplicemente legato ad un'ipotesi scolastica di carattere puramente matematico.